Quello che state per vedere è la rappresentazione della nostra avventura al Cavacon Winter Edition 2015, dove sono stato invitato come ospite per parlare di orfani e di Ora dobbiamo stronzare. Quindi, beccatevi questo show. Ogni servizio di animali è incluso nel prezzo e nessuno potrà mai dirvi che voi avete sbagliato, perché ogni animale ucciso in questo video sarà superato e mangiato dai vegetariani, perché 2x3 non fa 2 e quello è, perché poi se frullate meglio non si sa perché non c'è stato, però ogni volta si potrà. Buona visione. Sono le 7 di mattina, ci siamo svegliati alle 6 e siamo tutti carichi per il Cavacon. Wiiii! Ciao Veronica. Ciao. Adesso va a fare un incidente. Pronti? Fa freddo. Fa freddo, sì, è un sogno. E così il nostro viaggio insieme a Bilbo Baggins si fece sempre più arduo, fino ad arrivare a... Napoli Centrale. Termine corsa del treno. Adesso ci prende in macchina il gentile autista e andiamo alla fiera. Sul sogno, sempre di più. E via con le immagini! La fiera era composta di 3 piani, in cui c'erano fumetti, stand, bella compatta, oh mio Dio qualcuno me ne prenda una, e questi fighissimi calendari che duravano tutti gli anni. E queste lanterne che si accendevano e spegnevano, tazze, 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 e anche il palco è sempre pieno. Ed ora è arrivato il momento delle mie strambe interviste. Sono qui in compagnia di Luca Maresca. E che cosa fai? Faccio il disegnatore. Che sfida. Facciamo sì. Cambio. Sì, dammi. Ok, dai. Fai il disegnatore di orfani. Quindi ha disegnato anche il Ringo che io ho esatto, che lui è doppiato. Mi ho finito di fare la conferenza insieme, mi ha sempre stampiato, guarda il riportino. Facciamo cambio di nuovo. Allora va bene, va bene, va bene. E niente, sono tutti insieme. Costui è Pasquale Volano. Salve, stai facendo un video. Sì, un ma sono entrato in un video. Sì, esatto, andrò su YouTube, la bestia. Adesso bene, si va a mangiare. Sì, adesso tutti insieme alla pizza. Adesso sì, si cazzeggia, sì. Ottimo. Rotolini. Ciao Rotolini. Grazie Luca, e adesso tocca a una leggenda del doppiaggio, un mito, un uomo, una persona con cui ho avuto il piacere di condividere, la fortuna di condividere il palco, e un... insomma, guardate. E chi è? Chi sarà quest'uomo? Chi sarà quest'uomo se non quello stronzo? No, 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 no. Vabbè, si può dire. Quello che fa stronzare, no, cioè, no. Vabbè. Peter Griffin! È Mino Caprio, il doppiatore. Grazie, di Peter Griffin, grazie. Kermit la rana. Mi fai un Miss Piggy perché io sono un fan di Kermit. Ma sei anche innamorato di Miss Piggy? Sì, anche di lei, sì. Oh, sono molto geloso, sai? Oddio! Niente, quindi vogliamo salutare, un saluto speciale da Mino Caprio. Grazie, sì. Allora, un saluto speciale a... come devo ora dire? Dobbiamo stronzare. Ah, ecco, l'hai detto Luca. Ma ripeti, lo che è più bello. Allora, ora dobbiamo... Lo posso fare con la voce bella drammatica? Sì, sì. Un saluto a tutti voi da... Ora dobbiamo stronzate. Ciao! Compagnia di non si sa chi, c'è Veronica che spunta dal basso e abbiamo appena finito di fare le nostre cosacce con la conferenza fighissima con i disegnatori e tutto il resto. Siamo qui in amicizia con questa musica bellissima. Facciamo un abbraccio. Io volevo dirti una cosa. Che mi ami? Una cosa. Una cosa. Va bene, Veronica, basta. E niente, qua. La, 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 la. Se non hai inquadrato qui, mi hai tagliato la testa. Manca a me. Dai, una figata assurda. Ciao. Grazie a tutti i ragazzi dell'organizzazione, ai miei amici, ai fan che ho incontrato, ai miei rotolini. Grazie. Alla prossima.